mattina il Movimento 5 Stelle è in piazza con le sigle sindacali, con i cittadini che lavorano nel Corpo Forestale dello Stato, per sentire la loro voce riguardo questa riforma della pubblica amministrazione che prevede lo scioglimento sostanzialmente del Corpo Forestale dello Stato. Inutile dire che noi ci siamo battuti in tutte le sedi contro questa scellerata riforma, perché rischiamo di perdere competenze per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e dell'agroalimentare. La cosa che va denunciata e che probabilmente passa un po' inosservata, perché tutti quanti entrano nel merito di quelle che possono essere riforme della pubblica amministrazione, quello che i cittadini devono sapere è che qui si sta militarizzando la funzione di polizia ambientale e agroalimentare. Oggi c'è un'attività di polizia ambientale che è preventiva, quindi va incontro alle esigenze del cittadino. Domani ci sarà un'attività di polizia ambientale che è esclusivamente repressiva, quindi si va semplicemente a punire il cittadino. Una vera riforma può essere fatta solo, per essere concreta, può essere fatta solo lavorando a tavolino con tutte le parti interessate. Ribadiamo che il frazionamento del Corpo Forestale dello Stato non farà altro che indebolire il sistema della sicurezza e il controllo dell'ambiente sul territorio. È un'operazione che non porta a nulla, porta soltanto a smantellare 7.000 persone specializzate in un settore specifico, lasciando tutto il resto con sovrapposizioni incredibili. Senza alcun risparmio. E tra l'altro è un progetto che non risolve nessuna delle sovrapposizioni che oggi continuiamo a riscontrare nell'ambito del comparto sicurezza. Basti pensare che si sopprime il Corpo Forestale dello Stato e rimangono in piedi 5 corpi forestali delle regioni a statuto speciale, che complessivamente hanno la metà dell'organico rispetto a quello dello Stato e costano nella stessa maniera. Noi resteremo sempre a fianco di questi lavoratori che stanno subendo un'assurda trasformazione con questo accorpamento ad un corpo militare. Quindi ancora una volta questo governo dimostra di fare le cose in modo non adeguato, strumentale, e di vendere al popolo una realtà falsata di risparmio, mentre invece danneggia quelle che sono le realtà di tutela vera dell'ambiente.